Cosa c'è? Visionaire, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. Ritorno da record per Gli Incredibili 2, che è uscito negli Stati Uniti e nel primo fine settimana di programmazione ha ottenuto 180 milioni di dollari, strappando il record realizzato da Alla ricerca di Dory nel campo dei film d'animazione. Gli Incredibili uscì 14 anni fa, ma il tempo passato non ha impedito al secondo capitolo delle avventure di questa super famiglia di segnare un risultato importante. Per la pagina dedicata ai nuovi progetti, Kurt Russell è nel cast del thriller Crypto. Al centro della storia ci sarà un tema molto attuale, ovvero la criptovaluta. Le riprese, dirette dal poco noto John Stahlberg Jr., sono già iniziate. Nel cast Alexis Bledel, nota per aver vestito i panni di Rory Gilmore nella serie TV cult Una mamma per amica. Mentre l'horror La Casa avrà un seguito solo se l'Uruguay vincesse i mondiali di calcio, lo ha dichiarato il regista del film Fede Alvarez. Non è stata una sua idea però, è stato provocato su Twitter da un fan e non ha potuto che accettare la sfida. Come ovvio, non si riferisce al film originale diretto da Sam Raimi, ma alla rilettura da lui diretta. E ci salutiamo con un riconoscimento perché Donato Carrisi e Maurizio De Giovanni riceveranno il premio Ischia Truman Capote durante la 16ª edizione del Global Film and Music Fest, in programma dal 15 al 22 luglio. I due scrittori parteciperanno al World Script Market, che quest'anno sarà dedicato al celebre autore americano che soggiornò a Ischia. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visionaire.fm. A presto e buon cinema a tutti!